Ok, benvenuti e iniziamo subito. Uno e solo uno. Che cosa è questa cosa, uno e solo uno, che cercate? Il Gattagalasio è interessato solo ad una cosa. E quella è la verità. Ah, capisco. È stato 7 anni fa. C'era un vigilante che ha lanciato il mondo degli affari nel panico. Etichettato come misterioso e fantasma, il Yatagarasu parve scomparire a suo piacimento. Anche se ancora non sappiamo molto circa l'obiettivo finale di questo ladro, sappiamo però i suoi obiettivi. E il Yatagarasu piaceva trovare e rendere pubblico la prova di rapporti corrotti di tutti i tipi. Una volta che è stato scelto un bersaglio, esso inviava un biglietto da visita o drammatico. Al contrario, la società che è stata scelta è stata infiltrata senza che il bersaglio se ne accorgesse. Qualche giorno dopo, la prova che è stata trovata è stata inviata ai mass media. Wow. Assieme ad una carta con il marchio di un corvo a tre zampe. Tornando al passato, suppongo che Yatagarasu sta rubando e cercando la verità. Potrebbe questa fanciulla davvero essere il successore dell'originale Yatagarasu? Ma che non può essere, o sì? Lance, Lance, dove sei, figlio mio? What? Os, Yachimishima! Ah no, non è lui, questo è più vecchio. Ok, ripigliamoci. Mister Amano? Oh, Miles, ragazzo mio, no. Mi dispiace averti coinvolto in un tale affare solo dopo che siete tornato a casa. Per voi, mister Amano, offro volentieri il mio aiuto. No, grazie. Fermo! Ste pose! Oh, santo cielo. E dopo tutto devo ringraziare per quanto bene siano andate le cose durante il mio tempo all'estero. Se non fosse stato per te, forse non sarei mai stato introdotto a quello studio legale e non avrei avuto la possibilità di studiare i meccanismi interni del sistema giudiziario di un altro paese. Germania, per ora. No, che per ora, lui studia in 5 paesi differenti, quindi sì. No, 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 nulla di tutto ciò. Come ben sai, Manfred e io lavoriamo insieme. Oh, Manfred von Karman! Considero un discepolo prediletto del suo essere come uno del mio sangue, ma non sono vostro figlio. Se mai hai voglia di andare all'estero di nuovo, basta chiedere. Posso usare una vasta rete della mia azienda per inviarti ovunque tu vada, in qualsiasi istante. Ma quindi chi è questo vecchio uomo? Lui è il padre del rapito Lance, Ernest Armano. Allora, Miles, hai trovato Lance? Per favore, mi manca il mio povero caro ragazzo. Mi dispiace terribilmente. Ma non so dove si trovi vostro figlio, mister Amano. Cos? Fermo lì! Ma allora cosa è successo ai miei soldi? Credo che il milione sia stato rubato e che i colpevoli siano ora in fuga. Cosa? Povero vecchio. Non è niente per rincuorarlo, mister Edgeworth. Perdonatemi, mister Amano. E vabbè, il rapimento. Mi chiedevo se poteste dirmi il particolare del sequestro ancora una volta. Oh, è accaduto ieri. È arrivata una chiamata a casa. Dal ricevitore ho sentito il voce di mio figlio. Aiutami, papino! So che è difficile, ma vi prego di stare qui con me, signora Mano. Ma vi prego di non abbracciarmi. Tu non capisci. Lui non mi ha chiamato papino da diversi anni. È stato incredibilmente commovente, speravo di poterlo registrare, ma lui in realtà lo ha registrato la conversazione e quindi sta mentendo. Ma non l'ho fatto per quei sciocchi sentimentalismi. Lenza Mano, dimmi un poco. Rinfrescatemi la memoria, che tipo di persona è vostro figlio? Ciò ti aiuterà a farlo tornare? Spero di sì, si può dedurre molto dalle relazioni e dai comportamenti di una persona.
Molto bene allora, Lance è mio unico figlio e quest'anno ha compiuto i suoi 21 anni. Lui è molto simile a me quando avevo la sua età, gentile e molto attraente. No. Sono sicuro che le donne non riescano a tenere ferme le sue mani su di lui. I don't think so. C'è qualcos'altro su di lui che avete notato negli ultimi tempi? Ora che me lo dici, non sono stato in grado di contattare il nostro maggiordomo, Olivier. Il vostro maggiordomo? Sì, il suo nome è Olivier Decon. È stato con la nostra famiglia per anni. Mi fa molto d'accordo con Lance, così ho pensato che fosse trovi mio figlio. Mister Amano, potrebbe dirmi un po' sul vostro maggiordomo, Mister Decon? Come maggiordomo è eccezionale e gli serve anche come insegnante privato personale di Lance. Ha preso una breve pausa di recente, ma anche dopo che era finita non sono stato in grado di raggiungerlo. Quindi non hai ancora parlato con lui da quando ha ottenuto il suo permesso e la sua famiglia e i suoi amici? Hanno detto che non l'avevano visto. Ho provato di tutto, Miles. Pensi che questo potrebbe avere a che fare con il rapimento di Lance? È possibile, ma non ne posso esserne certo. Quindi anche la persona più vicina a lui è scomparsa. Olivier Decon suona come un nome che devo tenere a mente. Detective Gumshoe. Sì, signore. Iniziamo con l'investigazione. Anche se quell'agente dell'Interpol detiene l'autorità per dirigere questa indagine, noi non possiamo permetterci di stare a guardare con le mani in mano. Sono con voi al 100%, Mr. Edgeworth. Io, Dick Gumshoe, mi impegno a restare al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Mr. Amano, è stata colpa mia se i colpevoli sono fuggiti. Ed è per questo che mi impegnerò a recuperare Lance per voi. Oh, non ti ho mai visto così appassionato prima... Appassionato? Ok. Non ti ho mai visto così appassionato prima, Miles. Buona fortuna, ragazzo mio. D'accordo, beh, cosa stiamo aspettando? Facciamo qualche indagine. Se pensate che io perda contro di te, amico, beh, lascia perdere. I muratori simpatici, sì! Che cosa dobbiamo esaminare per prima cosa? Grazie all'agente Lang non possiamo lasciare questa zona. Ma i colpevoli erano qui solo fino a poco tempo fa. Il che significa che potremmo essere in grado di trovare qualche indizio che ci dirà come sono fuggiti. Ok, andiamo a controllare. E invece no. Ehi, tu, laggiù. Chi io? Cosa stai facendo? Perdi tempo in un posto come questo? Non stavo perdendo tempo, stavo per aiutare il signor Edgeworth con le sue indagini. Tu, imbecille! Tutti i detective ora sono sotto il comando diretto dell'agente Lang. Impossibile! Io non lavoro per quell'uomo lupo. Mister Edgeworth, non potete fare qualcosa? Non sono esattamente nella posizione di discutere, visto che tu sei un membro della polizia. Bene, ora andiamo. No. Ragazzo, ho tenuto il lavoro per... Ciao, stavo parlando e se... Beh, è stato molto emozionante. Ok. Cosa c'è? Dici che non sono in grado di svolgere qualche lavoretto da detective? No, ok, dovresti tornartene a casa. I tuoi genitori potrebbero essere in pensiero per te. Oh, e dai! Finalmente riesco a essere il tuo assistente e mo cerchi di piantarmi in asso. Non mi pare di averti offerto tale posizione. Ah, perché devi essere sempre così difficile? Inoltre è già troppo tardi, lo sai. Come ho detto, ho già rubato la posizione di assistente qualche minuto fa.
Ah, sei l'unica che lo sta affermando. Beh, è dal momento che nessuno l'ha notato è già ormai troppo tardi. Questo è il metodo degli Atagarasu. Non si dovrebbe parlare con tanta leggerezza di cose di cui non si sa nulla. Bene, chissene, hai vinto. Vai avanti e fai la tua piccola indagine. Ma l'assistente di talento Kei sta per aggregarsi, non importa quello che dici. Anche se si rivelasse inutile, lei non avrà comunque intenzione di ascoltarmi. Tanto vale arrendersi e farla venire per il mio lungo viaggio. Ebbene. C'è tanto da fare. Salviamo perché yes! Oh santo cielo! Ehi, ma quello è lo sbirrotto! Aspetta, Edgy, devo fargli una foto. Sbirrotto preso! Yeee! Oddio, cazzo! Io davvero non capisco perché lei è così contenta per questa caccia dallo sbirrotto. Parlando di sbirrotto, ci sta una persona al suo interno. Ovvio. Mister Sbirrotto, mi chiedevo se puoi condividere con me quello che hai visto. Va bene, grazie. Sei stato molto utile. Arrivederci. Sta di nuovo facendo quella danza contorto. Lascia fare a me, Edgy. Ah! Ta-da! Ah, avete scoperto la mia identità sotto copertura, signore. Dovevo rimanere sotto quella testa, signore. Ma tu non sei l'agente Mickens? Signore! Mike Mickens al rapporto, signore. Quest'uomo era un testimone in uno dei miei casi che ho guidato 2 anni fa. L'unica cosa che ricordo di questo agente è che lui spesso agiva e parlava prima di pensare, il che mi ha dato un sacco di mal di testa. È un tuo amico, Mr. Edgy? L'ho incontrato nell'aula di tribunale solo una volta. Perché era così agitato quando l'abbiamo smascherato? Ha forse qualcosa da nascondere? Direi di sì, signori. Signori e signorine. Mike Mickens. Agente Mickens, perché siete qui in piedi a perdere tempo? Signore, perché al momento non sono un poliziotto, signore, sono lo sbirrotto. E sto creando ricordi e sogni per i bambini. Questa non è una perdita di tempo, signore. Ho un sogno di diventare grande come il detective Gumshoe, signore. Stavo pattugliando fino a poco tempo fa. Quando la radio della spedizione sulla mia spalla scoppiettava che i rapitori erano fuggiti, signore. Ho pensato che forse questa era la mia occasione per fare il detective, signore. Mi precipitai per parteciparvi, ma quando sono arrivato qui c'era già un mare di gente. E non ho potuto diffondere il mio marchio di cordialità e gioia a tutti i presenti. Ah, che peccato. Sembrerebbe che alcune persone non cambino mai. Ok, preparami una bustina per il mal di testa, grazie. Ho sbirrotto blu. Allora, perché sei in quel vestito ridicolo? Signore. Ecco il perché, signore. Sono qui per tenere i visitatori di buon umore, signore. Ma è anche per nascondere il fatto che io sono un agente sulle tracce del rapitore, signore. Capisco. L'agente Lang è molto saggio nell'impiegare questo tipo di tattiche diversive. Per avere il ruolo dello sbirrotto, da tutti i diversi travestimenti che ci stavano, signore. È un onore, signore. Qualche indizio? Da quanto tempo sei stato in piedi qui, agente? Signore, per circa un'ora, signore. Quindi intorno a quando mi sono svegliato dallo svenimento. E sono stato qui sino ad allora, signore.
Se questo è vero, allora l'agente Mickens deve aver visto il rapitore in fuga. Ma comunque, signore. Devo dirvi che non ho visto nulla, signore. Non ti ho chiesto ancora nulla, agente. No, 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 no. Ma io so che lo farete, signore. Mi sto nascondendo qualcosa. Agente Mickens, insisto che tu mi dica di più sui tuoi recenti movimenti. Signore, ho giocato nella parte dello sbirrotto per tutto questo tempo, signore. Io pattugliavo il parco, il tutto mentre indossavo questo ridicolo costume. E circa un'ora fa sono venuto qui, signore. Non ho visto alcuna persona sospetta per tutto questo tempo, signore. Ma ho visto uno sbirrotto, signore. Uno sbirrotto blu solitario, signore. Quello che hai detto poco fa è una contraddizione con i fatti. Come mai, Mr. Edgeworth? Questo contraddice la testimonianza dell'agente Mickens. Signore. Non possono esserci due sbirrotti blu, perché ovviamente c'è in ballo il contest. Agente Mickens, torniamo indietro e pensiamoci. Vorrei chiederti qualcosa riguardo la tua ultima affermazione. Signore, ma certo, signore, se questo è un vostro desiderio, Mr. Procuratore, questo piccolo poliziotto attenderà fino a nuovi ordini. Hai detto di aver visto lo sbirrotto, è corrotto? Eppure si dà il caso che non poteva neanche succedere. Questo parco dovrebbe avere solo uno di ogni sbirrotto in un determinato momento. Non lo so dire. Che bello! Il che significa che fino a quando sei lo sbirrotto blu originale, agente Mickens, tu non avresti dovuto aver visto lo sbirrotto blu vagare per i locali. Ossia, il coppio. Che cosa, signore? Ma allora questo significa che ci sono due sbirrotti blu che stanno vagando. Ma perché? E adesso ci tocca Logic. Costumi e la coppia. Connessione. Sta parte è pallosissima, vi giuro. Un secondo sbirrotto blu che non dovrebbe esistere. Chiaramente la vera identità di questa persona è... Oh, lo so, è uno dei rapitori, vero? Quella persona deve essere fuggita con il costume addosso. Precisamente, dopo tutto, i costumi che sono scomparsi dal magazzino sono... Uno sbirrotto blu, un prototipo e uno cattivo. Sì, quei tre. Quindi ci sono tre sbirrotti fasulli a gironzolare da qualche parte nel parco, eh? Ora c'è un'ultima cosa che ci manca, che se dovevo farlo dall'inizio. E sono le impronte qui. Ehi, ci sono un sacco di impronte nella sabbia. Ricordo di aver sentito la pioggia cadere qui mentre ero detenuto qui dentro. Yup, era solo una pioggia passeggera. Ecco perché il terreno è già praticamente asciutto. Dovrei esserne grato. Ci ha lasciato be delle belle impronte. Lo sai cosa? Scommetto che se li seguiamo saremo in grado di scoprire dove sono andati i rapitori. In più saremo in grado di riconoscerli a causa delle loro scarpe sporche. Non credo che sarà così facile. Perché no? Guarda attentamente, molte delle impronte sono diverse tra di loro. E noi non sappiamo quali siano quelli dei rapitori. No, questo è vero, non sappiamo che tipo di scarpe portavano addosso. Non so quanti minuti siamo. Quindi, ci fermiamo a Logic. Andiamo a tutti. E alla prossima parte. Ciao!